Ciao a tutti amici di Veritella, ci troviamo a Bologna, precisamente davanti alla sede di Vrooms. Vrooms è il centro in Italia per la fruizione di realtà virtuale. All'interno sarà possibile provare diverse esperienze come simulatori di guida, giocare a Beat Saber e altre esperienze educazionali come scoprire le piramidi d'Egitto, eccetera. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo all'interno a conoscere i soci e il fondatore. Chi si ricorda le sala giochi anni 80 e 90? Quando i nostri genitori ci centellinavano le monete da 200 lire, poi diventate 500, per correre a giocare il nostro videogioco preferito. Io me le ricordo chiaramente e le nuove generazioni che non le hanno conosciute non sanno cosa voleva dire aspettare in coda il proprio turno e cercare di restare in partita il più possibile per non passare il resto del pomeriggio a guardare gli altri giocare. Ma quei luoghi erano anche un luogo di ritrovo, dove si potevano stringere amicizie o anche rivalità con i ragazzi che condividevano la propria stessa passione. Quello che ne è rimasto lo sappiamo tutti, e a parte nel lontano Giappone, dove le sala giochi sono ancora popolari, in Italia c'è rimasto davvero ben poco. Vrooms è molto di più di una sala giochi. L'unico punto di contatto è da ricercare nella nascita stessa di quei punti di ritrovo, ovvero luoghi in cui era possibile usufruire di esperienze di cui non si aveva la possibilità di fruire in casa. Prima delle console Nintendo e Sony, prima di processori Pentium, le sale giochi avevano all'interno cabinati la cui potenza era di diverse volte superiore alla potenza del sistema di intrattenimento casalingo. Vrooms come un tempo dà quindi la possibilità di poter usufruire di qualcosa di speciale, qualcosa che non è per tutti e che non tutti conoscono. Il centro, situato subito fuori le mura di Bologna, si pone come punto nevralgico per la fruizione di contenuti ed intrattenimento per la realtà virtuale. Siamo stati in loro compagnia per una mattinata e abbiamo non solo provato tutto quello che c'era a disposizione, ma anche scambiato quattro chiacchiere con alcuni dei soci fondatori. Ci troviamo in compagnia di Simone, socio fondatore di Vrooms. Simone, raccontaci un po' com'è nato Vrooms, è frutto di una passione personale o meno? Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Simone Salomoni e, come ha detto giustamente Michael, sono uno dei soci fondatori di Vrooms. Vrooms è nato da alcune settimane di follia, secondo me. Noi siamo un gruppo di... abbiamo uno studio di progettazione grafica a San Lazzaro di Savena e dal 2013, da quando è uscito il primo visore di sviluppo per l'Oculus Rift, ci siamo appassionati alla realtà virtuale. La passione era già presente in alcuni dei miei soci, non tanto in me quanto in altri, e già eravamo modellatori 3D real time con una forte specializzazione per l'architettura. Quando abbiamo ordinato l'Oculus Rift l'abbiamo collegato a un progetto che stavamo eseguendo per conto dell'architetto Silvestrin e abbiamo visto che questo progetto non era più solamente visibile a monitor, ma diventava esperibile, ci potevi entrare dentro e ti potevi muovere all'interno di questo progetto. Da lì abbiamo detto facciamo una demo, abbiamo ricostruito la casa di Curzio Malaparte a Capri e abbiamo cominciato a fare diverse collaborazioni con altri architetti o con musei e artisti. La nostra specializzazione è stata subito in ambito artistico e oltre che architettonico poi dopo ci siamo resi conto che sì, facevamo questi progetti, le nostre mostre erano viste, però poi dopo si faceva fatica arrivare alla gente. Perché si faceva fatica arrivare a quante più persone possibile? Perché i dispositivi per la realtà virtuale costano molto. Il motivo è molto semplice ed è questo. E quindi abbiamo cominciato a fare ricerca, io sono andato a Montreal, sono andato a New York, ho guardato un po' cosa c'era in giro e poi abbiamo cercato di fare qualcosa che in giro non avevamo visto. Quindi ci confermi che siete stati tra i backer del primo development kit di Oculus? Sì, assolutamente, del primo e anche del secondo. Poi dopo da lì li abbiamo presi tutti, dopo abbiamo cominciato con HTC. Credo che come Oculus e come HTC non credo li abbiamo sicuramente provati e testati tutti, dai più evoluti ai meno evoluti. Nonostante Vrooms sia il più grande punto per la fruizione di contenuti VR in Italia, non è esattamente l'unico. Come anche nel resto d'Europa, abbiamo iniziato a vedere già da qualche anno la nascita di aree adibite all'intrattenimento in VR. Con delle grandi stanze arcade, dove è possibile giocare multigiocatore, solitamente fino a 4, ma talvolta anche di più, è possibile giocare con i propri amici esperienze room scale, dove quindi la libertà di movimento senza cavi la fa da padrona, a volte con sistemi wireless, a volte con dei veri e propri backpack sulle spalle. In questo momento però non è questo l'obiettivo di Vrooms, non un'esperienza mordi e fuggi o da singola escape room, ma qualcosa di più profondo.
Evidente è anche l'impegno del gruppo di comunicare il linguaggio della VR anche fuori dell'intrattenimento spiccio, impegnandosi su più fronti quando si parla di arte, cinema, architettura e medicina. Un catalogo che cercheremo di dedicare non solo agli appassionati di gioco, ma anche agli appassionati di cinema VR. È lo strumento col quale vorremmo permettere alle persone di godere di film a 360 gradi, presenti in molti festival del cinema attualmente, visto che tutti quanti stanno mettendo insieme una sezione VR. È una delle nostre passioni, siamo sempre andati al Festival VR di Venezia da quando esiste, quindi da 3 anni a questa parte, abbiamo visto via via delle cose sempre più interessanti, ci piacerebbe portare anche queste al pubblico, ecco. Quindi non parliamo solo di videogiochi, ma anche di fruizione di esperienze in realtà virtuale. Avete anche qualcosa da parte di vista dell'educazione, quindi anche per i più piccoli? Sì, abbiamo... Il Vrooms è pensata proprio per cercare di divulgare la realtà virtuale in tutte le sue forme e a quante più persone possibili. Quindi c'è una parte dedicata al gioco e quindi aperta al pubblico tutti i giorni dalle 15 alle 23 ad esclusione del lunedì. Il sabato siamo aperti dalle 10 alle 24. E mentre il mattino noi abbiamo dei programmi di team building dedicati alle aziende, e poi dopo stiamo mettendo insieme delle partnership con degli istituti di alta formazione come Fitstick e con Ion di Casalecchio di Reno, e abbiamo già progettato un modulo assieme a loro di virtual mixed e augmented reality che terremo all'interno dei nostri spazi. E oltre a questo stiamo attivando una serie di collaborazioni con istituti di ogni ordine e grado. La prossima settimana abbiamo un incontro con una docente del Percrescenzi che già utilizza i visori per la realtà virtuale, e vorremmo cercare di implementare queste collaborazioni per far sì di fare in modo che la realtà virtuale possa diventare veramente uno strumento di apprendimento. E il catalogo permette di farlo, perché comunque ci sono esperienze che ti permettono di conoscere lo spazio, esperienze che ti permettono di conoscere il mondo sottomarino, il corpo umano, e quindi è qualcosa nella quale crediamo molto, ecco. Dopo alcuni minuti passati quindi ad analizzare le infinite possibilità di applicazione della realtà virtuale, riportiamo il focus sui videogiochi. Le macchine scelte per usufruire delle esperienze VR sono tutte dotate di GeForce GTX 1080, che per i visori HTC Vive Pro e Rift S sono adeguate. I simulatori di guida a 3 attuatori presenti in Vrooms rappresentano una di quelle esperienze che valorizza ancora di più l'immersività offerta dalla realtà virtuale. Prima del 2016 queste postazioni proponevano per la maggiore soluzione a triplo monitor, ma una volta sperimentata la guida sportiva con il visore sarà difficile voler tornare indietro a degli schermi piatti. Ma il fuoro all'occhiello di Vrooms è dato dai 2 Threadmill Omnia presenti. Questi sono accoppiati a degli HTC Vive Pro con modulo wireless, per offrire quindi la massima libertà di movimento e immersività. Abbiamo potuto provarli con alcune delle esperienze a disposizione, tra Survivor Zombie all'Arizona Sunshine ai giochi prettamente melee come Carnage Chronicles. Abbiamo parlato di Oculus Quest e simulatori di guida, qualcosa che può essere fruibile anche in casa, però i Threadmill Omni sono qualcosa di più esclusivo. Com'è nata l'idea di introdurli all'interno di Vrooms? Quello anche per un motivo collegato al simulatore di guida. Comunque sono apparecchi questi effettivamente molto molto costosi. Una di queste attrezzature costa circa 7-8 mila euro, è un prodotto statunitense e c'è un importatore per l'Italia, a lui devi rivolgerti. Anche in questo caso abbiamo provato qualche altra pedana, ma ci sembrava che la risposta di queste fosse superiore, quindi abbiamo deciso di investire proprio in tecnologia, di cercare di offrire quanto di meglio, ovviamente anche secondo quello che è il nostro parere personale, la nostra ricerca, senza volontà assolutistiche, ecco, di offrire prodotti di grande qualità, e quindi ci sembrava la scelta più indicata. C'è bisogno di calzature particolari per provare gli Omni? Sì, c'è bisogno di calzature particolari. Abbiamo scelto di non dare ai nostri amici che ci verranno a trovare le scarpette, ma queste sovrascarpe, in maniera che uno può utilizzare la propria calzatura.
ok, la propria calzatura, e mettendo sopra questa e cominciando a utilizzare la pedana di movimento. In definitiva, abbiamo passato un piacevole sabato mattina assieme ai ragazzi di Vrooms e al loro team. A conti fatti, è come un sogno sapere che finalmente è possibile ritrovarsi in un punto dove appassionati, ma anche persone alle prime armi, possono usufruire della realtà virtuale. Vrooms è quindi indicato tanto a chi non ha mai indossato un visore, quanto a chi è già un esperto ma vuole provare l'ebbrezza di guidare una Formula 1 d'assetto corsa con tanto di postazione dedicata, o andare all'avventura in sella a uno dei treadmill disponibili. Esperienze che difficilmente sarà possibile replicare in uno scenario casalingo. Le esperienze spaziano tra tutto il catalogo Viveport, sempre più ricco, fino alle esclusive Oculus e Oculus Quest, di cui Vrooms è fornitissimo. Se siete appassionati o anche solo incuriositi dalla realtà virtuale, non perdetevi quindi l'occasione nel caso doveste trovarvi a visitare la città. Ricordate, Vrooms vi darà l'occasione di sperimentare esperienze di tutti i tipi, per i giovani, per gli adulti e per i giovanissimi. Buona VR a tutti!